Oggi, 1 novembre, è la seconda giornata, la sera della seconda giornata del 12° congresso di Radicali Italiani. Il dibattito già insomma si è aperto, si sono sviluppate alcune tesi, abbiamo una candidata, Carita Bernardini, non mi sembra che ci siano altri, questo insomma, mi sembra anche importante perché alcuni dicono che è un votificio il congresso, ma insomma l'elezione delle cariche è una cosa importante. E siamo con Francesco Pasquariello, un militante, non so se ha qualche incarico particolare, ma comunque è una persona che io apprezzo perché è un argomentatore pacato e non pigro, nel senso che le cose bene le spiega, le espone e con molta pacatezza, senza toni accesi. Ha fatto il suo intervento, volevo sapere un pochino da lui qualche impressione su questo congresso, su anche le prime polemiche, su per esempio quella cosa che era l'ordine dei lavori, che è stato diciamo, diverso rispetto al solito. Allora, cominciamo subito sull'ordine dei lavori. Praticamente c'erano due tesi contrapposte. La prima, che era stata presentata ovviamente dal segretario, tesoriere, quindi da chi aveva incarico di fare un qualcosa di diverso, diceva: sapete che c'è? Prima lavorano le commissioni, portano i loro lavori in congresso e la relazione la facciamo dopo, così non li influenziamo. L'altra tesi invece è quella che forse anche il lavoro delle commissioni ha bisogno invece della relazione del segretario, del tesoriere, anche perché tu non è che li stai influenzando, anzi forse fai anche bene a influenzarli, nel senso che tu gli stai dando degli elementi in più di riflessione, perché alla fine il congresso che cosa deve fare ogni anno? Proprio per rispondere a quella obiezione del votificio, in effetti deve giudicare se gli organi che hanno portato avanti la mozione dell'anno precedente hanno svolto bene il loro incarico, perché come ha sempre detto anche Staderini nelle sue relazioni, il problema di Radicali Italiani è un problema di regole o un problema di persone? E quindi se è un problema di persone si cambiano le persone, se è un problema di regole si cambiano le regole, cosa che effettivamente non fa una piega, però per sapere se devi cambiare le persone o le regole, sapere se sei riuscito a portare a termine tutti i punti di cui ti eri fatto carico quando sei diventato segretario lo scorso anno sulla base della mozione congressuale, è quella la parte dirimente, perché tu puoi dire: sapete che c'è? Tutti i punti li ho portati avanti con successo. Bene, allora magari uno ti riconferma perché sei riuscito a portare avanti la mozione. Oppure diversamente, siamo riusciti a portare avanti solo una parte. Gli altri, per quale motivo? Per esempio sui referendum, le polemiche che possono nascere, uno argomenta il perché non è riuscito, magari è una questione finanziaria, allora a quel punto si troveranno le risorse per sviluppare meglio quelle cose che non sono riuscite nell'anno precedente, però è proprio sulla base della relazione introduttiva del congresso che anche i congressisti si fanno un'idea, e quindi anche i lavori delle commissioni, a nostro avviso, poteva essere più proficuo. Questo ovviamente lascio giudicare a ognuno se era meglio fare in modo tradizionale oppure se questa innovazione ha portato qualche contributo in più. Tu mi sembra che fai parte diciamo della schiera di coloro che invece avrebbero ritenuto opportuno che le relazioni fossero state in apertura. Sì, io ho provato a spiegare anche nel comitato proprio precedente i lavori del congresso che a mio avviso era importante invece proprio per i lavori, proprio per quello che ho appena spiegato sul discorso delle emozioni, che sarebbe stato meglio così. Ovviamente non è stata recepita e quindi nessun problema. Cioè... Parliamo, tu hai giustamente separato saggiamente il discorso persone e il discorso regole. Allora, relativamente alle persone e quindi alla mission che ogni anno hanno gli organi di portare a termine, la mission che è quella di portare a termine, di portare a compimento, di realizzare la mozione. Che valutazione daresti a questa dirigenza? Scusa, non ho sentito bene, c'era... Sì, è vero. Allora, relativamente alla mission che ha la dirigenza di portare a compimento la mozione, tu che valutazione daresti a questa dirigenza? Beh, io penso che il giudizio in qualche modo se lo sono dati un po' anche da soli, nel senso che è di tutta evidenza che noi avevamo chiesto di fare
del referendum sulla Bossi-Fini, sulla Fini-Giovanardi, eccetera, e al di là dei referendum che sono stati aggiunti successivamente in un altro modo, ma quello che è stato votato nel comitato di radicali italiani è quella che era una cosa che doveva essere fatta, è stata tentata. Sapevamo le difficoltà che avevamo, non è stata raggiunta, nel senso che comunque i risultati sono sotto gli occhi di tutti. È sempre difficile capire in queste situazioni se è colpa dei dirigenti o se è colpa di chi non ha aiutato i dirigenti o magari ha rimato contro i dirigenti perché voleva cambiare i dirigenti. Cioè, queste cose purtroppo sono sempre un po' ambigue, ognuno le vede sotto un punto di vista diverso. Io penso che quando eravamo, tra l'altro, qui a Chianciano, quando io nel mio intervento chiesi appunto di tentare di nuovo di fare il referendum sulla Bossi-Fini e Fini-Giovanardi, e quindi non posso che constatare che in tutto il tempo che è passato non c'è stato un qualcun altro che ha detto non facciamo solo quelli, facciamo anche altro. Io sapevo che nessuno voleva puntare sui referendum, ma piuttosto volevano fare le proposte di legge, perché obiettivamente si sapeva che non avevamo le forze, non avevamo i militanti, c'erano tutta una serie di difficoltà, però le battaglie si devono comunque incardinare, si devono iniziare anche se sai che sei in difficoltà, almeno ci provi. Poi sappiamo benissimo che una battaglia referendaria non inizia subito, nei primi 3 mesi la porti a casa, anzi è stato anche un miracolo che, grazie anche all'intervento di Marco, per come è riuscito a coinvolgere Silvio, siamo riusciti a portarci comunque a casa qualcosa, poi vedremo con la Cassazione, ma anche quel referendum su Tortora, io so che l'ho posto e ci sono le registrazioni all'interno del Comitato Nazionale, il problema del referendum Tortora. Io so che l'ho posto in una riunione di direzione e ci sono le registrazioni. Gli altri non è che ti dicono guarda la registrazione di questa riunione, ti dicono no, io l'ho posto. Sì, ma magari l'hai posto in una delle tante riunioni riservate che noi come membri del Comitato Nazionale, che non siamo a Torre Argentina, non abbiamo visto, non abbiamo sentito, e quindi per noi quella cosa è come se non fosse avvenuta. E io infatti dico, ma se quelle riunioni, anche solo in formato audio, non, almeno a noi membri del comitato non ce le fate sentire, e noi cosa ne sappiamo di tutte le riunioni che vengono fatte in continuazione? E stai parlando di un problema di trasparenza? È un problema, ma non la definirei neanche tanto di trasparenza, è più che altro un problema di conoscenza, il conoscere per deliberare in questo modo. Io infatti nel comitato, gliel'ho anche detto a Bandinelli, ho detto guarda che il problema non è che tu fai la riunione con chiunque c'è in qualunque momento, mi sta benissimo, il problema è che nel momento in cui tu fai una riunione con chiunque c'è a Roma in quel momento, fa sì che se poi non mi mandi almeno il file audio, non mi dici dove posso ascoltarla, per me quella riunione non è mai esistita. Quindi alla fine voi avete una visione delle cose completa, noi abbiamo una visione delle cose parziali, e quindi quando poi voi scambiate anche gli insulti, per voi è tutto chiaro perché sapete chi mente, chi dice una cosa poi ne fa un'altra. Noi queste cose, queste dinamiche che non le viviamo tutti i giorni, non le sappiamo, e quindi poi magari diamo anche noi un'interpretazione sbagliata. E nel mio intervento oggi ho cercato proprio di far capire che ognuno deve mettersi un attimo dalla parte dell'altro e cercare di capire, non sempre si ha torto o si ha ragione, magari si ha ragione entrambi, semplicemente si vedono le cose da 2 punti di vista diversi. Perfetto, ho capito, chiarissimo. Senti, stiamo andando verso, con una certa rapidità, se così possiamo dire, la conclusione di questo congresso, che come tutti i congressi si concluderà con le elezioni delle cariche. C'è una, sì, un votificio è anche un po' offensivo, devo dire la verità, con le elezioni delle cariche e incarichi dirigenziali. Ci abbiamo una candidatura che io penso, non so se con il sistema della lettera che ormai tutti quanti conoscono si possa definire ufficiale, già ufficializzata, ma comunque c'è una candidatura che è quella di Rita Bernardini, e sembra che non ci sia per ora nessun altro sfidante. Se pensi, voglio dire, se ti volevo chiedere, se continuerà così, tu pensi che idea ti fai? Che se continua così, nel senso che non ci saranno sfidanti? Beh, se non ci sono sfidanti può voler dire 2 cose: o che la candidatura è giusta e quindi
nessuno ritiene di dover sfidare questa candidatura, oppure anche se la candidatura fosse sbagliata non c'è nessuno all'altezza di sfidarla. Quindi in entrambi i casi, come si suol dire, gli assenti hanno sempre torto, figurarsi in questo caso chi non sale neanche sul ring. È quello che io ho sempre contestato. Io voglio lo scontro, voglio che le tesi siano contrapposte, e poi nel momento in cui c'è uno scontro dalla dialettica delle parti, ovviamente senza tirarsi le sedie, io quello contesto, il modo, dopodiché è giusto che uno, ecco, uno dei problemi al comitato è sempre stato quello, c'è chi presenta una mozione, dopodiché gli altri non presentano una mozione alternativa e poi criticano quella mozione. O se tu hai un'ora di tempo, la leggi, vedi che non va bene, presenti degli emendamenti e poi sui singoli emendamenti eventualmente ne discutiamo, e lì può esserci la dialettica. Ma nel momento in cui tu non scrivi magari in precedenza una relazione, una mozione che dice, sapete che c'è, quei referendum che abbiamo deciso di fare al congresso non ci vanno tanto bene, aggiungiamo anche queste. Allora cominci già nella dialettica del comitato a presentare una mozione alternativa dicendo facciamo questo referendum piuttosto che quest'altro. Tornando al discorso del referendum Tortora, quando io l'avevo posto, a me mi sono state fatte due obiezioni da Staderini. La prima è che aveva difficoltà a trovare qualcuno che scrivesse il testo, dopodiché non l'ho considerata una grande obiezione perché all'interno dei radicali questa è facilmente superabile. L'altra obiezione più fondata era la questione economica. La questione economica, e lui mi ha detto chiaramente, se vogliamo inserire il referendum Tortora dobbiamo tirare via un altro referendum, perché già abbiamo in qualche modo il miracolo di qualcuno, pilota, che ringraziamo per averci fatto partire almeno con 6 referendum, o tiriamo via, non so, l'8 per 1000, tiriamo via, cioè, cosa tiriamo via? Io non mi sono sentito di fare una scelta, perché era semmai da tentare di aggiungere il 7° referendum. Quindi quando ho visto l'altro gruppo che arrivava con quei referendum là, rispetto ai referendum io ho gioito, ho detto cavolo, hai visto che in qualche modo ci siamo riusciti anche stavolta. Come al solito il metodo mi ha lasciato un po' perplesso, e non solo me, e quindi avrei preferito che magari si fosse svolto come scontro all'interno del comitato con mozioni contrapposte magari su quanti referendum, quali, eccetera eccetera. Quindi io ribadisco anche su quello che saranno gli esiti del congresso. Intanto è un congresso radicale, non è un congresso di qualche altro partito, e quindi come sempre siamo abituati a qualsiasi cosa che può avvenire in qualsiasi momento, e fino alla fine non darei niente per scontato. Dopodiché vedremo soprattutto la mozione, perché niente vieta ai congressisti di presentare una mozione di chiusura di Radicali Italiani, e chiunque venga eletto magari è costretto a seguire la mozione che dice di chiuderlo. Quindi il problema non è, come al solito, le persone, ma la mozione. Io l'ho già detto anche nell'intervento che ho fatto nella commissione 2, il problema della candidatura di Lipparini lo scorso anno era debole non tanto per Lipparini in quanto tale, ma perché non c'era una mozione che l'accompagnava. E se tu ti presenti ad una segreteria, tu devi presentarti anche con una mozione tua, in cui in qualche modo dai la linea di quella che è la tua visione, di quali che sono le strategie, il modo di perseguire gli obiettivi, cioè un'idea di che cosa ti candidi a fare. Poi ovvio il congresso magari aggiunge, toglie, modifica, ma un minimo è quello. Tu ti impegni su una mozione. Ricordiamo sempre che nel congresso radicale il segretario, comunque gli organi dirigenti, sono pro tempore impegnati e si impegnano a svolgere quella che è la mozione congressuale. Quello è l'unico obiettivo. E quindi rispondono solo in funzione se sono riusciti o meno a raggiungere quanto scritto nella mozione. Questo è. Quindi la colpa non è una colpa, ma è solo un sei riuscito, non sei riuscito e semmai perché. Questo è. Non è un giudizio mai sulle persone, ma è sui risultati che hanno ottenuto. Ho capito. Va bene Francesco, niente, a questo punto buon congresso, il dibattito ancora è lungo e quindi vedremo un pochino quello che uscirà fuori. Rinterverrai tu? Credo
Allora, credo che nel dibattito generale non sia più possibile perché ci sono talmente tanti iscritti che probabilmente non riusciranno neanche a parlare tutti, visto anche i relatori, poi domani cioè, c'è anche la cancelliera, insomma ci sono tutta una serie di persone invitate che è già tanto se riusciranno a parlare quelli che sono iscritti, quindi vedremo invece poi quando saranno presentate le mozioni che cosa succederà. Grazie Francesco Pasquariello. Grazie a voi.